a tutti, cari colleghi, benvenuti in questo webinar di supporto che abbiamo chiamato Corona Lesson. E prima di tutto, da che cosa dobbiamo partire quando parliamo di didattica a distanza? Perché noi dobbiamo prima di tutto precisare alcune questioni, perché come vedrete il rischio di creare una grande confusione e alla fine fare tanti sforzi ottenendo pochi risultati è molto grande. Allora, prima di tutto il nostro intento. Noi vogliamo impostare una struttura semplice, scalabile, cioè scalabile vuol dire che vada bene nelle piccole cose, nelle grandi cose, e che sia adatta a qualsiasi tipo di contenuto, quindi di disciplina, ma soprattutto, infine, ultimo ma non ultimo, che sia easy per il docente, cioè il docente non può perdere ulteriore tempo in queste pratiche perché, come vedremo, di tempo si rischia di perderne tanto. Non esiste un modo, diciamo, univoco di affrontare il problema della didattica a distanza, non esiste una metodologia unica, esistono dei metodi aperti. Il piano del docente non può essere però rigidamente strutturato, deve essere strutturato, vi fornirò delle indicazioni in merito, anche degli schemi che voi potrete utilizzare, ma quello che bisogna capire è che siamo in un ambiente molto flessibile e che dobbiamo disporre di elementi che servono per comporre piuttosto una guida personale con delle indicazioni per i learner, per gli studenti. Perché didattica on-site è diversa da didattica a distanza? Questa è la questione, c'è una grande diversità. Noi non possiamo pensare di riproporre le metodologie che adottiamo in classe in un rapporto che invece è privo della classe. Allora, vediamo intanto un paio di problematiche immediate. Prima di tutto la distribuzione e restituzione, quindi distribuzione di compiti, restituzione da parte dello studente, lo vediamo questa questione lato docente. Allora, questo sarebbe il docente, e il docente che insegna magari anche più discipline e che ovviamente ha più classi. Il docente si trova in una situazione di rapporto con i suoi allievi molto confusa perché è costretto a ricevere dai propri studenti tutta una serie di materiali, a darli anche, e in una didattica a distanza, cioè dove non vede gli studenti e non può operare con tutti contemporaneamente, si rischia una frantumazione straordinaria e vi assicuro che nel giro di pochi giorni questo poveraccio schiatta, soffocato dalla mole di lavoro che si trova ad avere. Perché? Perché vuole riproporre un sistema che è improponibile, non si può applicare all'esterno quando gli studenti sono soggetti frammentati, non uniti all'interno di una classe, le stesse metodologie. Beh, il motivo è semplice, anche io parlo a una classe, tutti recepiscono qualche cosa, io parlo a un gruppo estraneo alla classe, il mio messaggio giunge, non giunge, arriva, viene interpretato in un modo, in un altro, eccetera. Quindi ci sono alcune cose che non dobbiamo fare. Per esempio, non dobbiamo utilizzare l'email con i nostri studenti. No a diversi depositi. I depositi sono i luoghi dove i materiali vengono collocati e prelevati. No, ovviamente, a rapporti di tipo sociale, perché i social sono tanti, ognuno ha il suo, cioè questo è proprio escluso, perché vuol dire che l'insegnante si mette in una condizione straordinaria di confusione. Invece dobbiamo fare attenzione a questi principi: concentrazione, uniformità e regole. Concentrazione vuol dire portare tutto in uno stesso ambito. Uniformità, fare in modo che tutti svolgano le medesime operazioni nello stesso modo. E delle regole, ovviamente, delle regole che stabiliscono che cosa noi facciamo e in che modo lo dobbiamo fare. La distribuzione e la restituzione lato studente. Qui abbiamo una situazione inversa. Vedete lo studente che si trova a che fare con
dei docenti, che sono numerosi, delle discipline, che sono a volte più numerose dei docenti stessi, e gli strumenti che i docenti utilizzano. Si ritrova nella situazione confusionaria nella quale si è ritrovato il docente poc'anzi. Quindi, in sostanza, la prima cosa che bisogna comprendere è che dobbiamo prima di tutto stabilire delle regole precise e condivise tra noi, i nostri colleghi e i nostri studenti. Ma intanto il suggerimento principale è che voi scegliate l'ambiente più utilizzato e più easy per tutti. Se si riesce a trovare un accordo è meglio, nel rispetto ovviamente della libertà di ciascuno, ma l'ambiente è il posto dove voi interloquite con i vostri studenti e voi capite che minori ambienti ci sono in circolazione e più semplice sarà per voi e per gli studenti portare a termine i compiti. Attenzione però, perché gli studenti possono lavorare e avere degli impegni o degli obblighi familiari, potrebbe essere accaduto qualcosa. Dobbiamo renderci conto che nel momento in cui lo studente è libero nel territorio, lui questa libertà la prende, la famiglia lo utilizza, magari svolge qualche lavoretto. È possibile abituare gli studenti a questo, però, se voi stabilite una suddivisione dei tempi che sia chiara e ben ponderata. Quindi questa è una buona occasione invece per fare un po' di pulizia, proprio un po' di pulizia mentale e pensare a come strutturare dei compiti che siano semplici da capire, rapidi da realizzare, rapidi perché siamo in una situazione di mobilità del soggetto con cui noi abbiamo a che fare. La sua giornata non è più ordinata dall'istituto scolastico. Lo studente si disperde, sta a noi cercare di raccoglierlo, quindi dovete distribuirli bene questi compiti e prestare attenzione a questi aspetti di cui vi sto parlando. Allora, alcune regole, partiamo da qui. L'ambiente. Vi ho detto che l'ambiente deve essere scelto, sceglietelo pure, se riuscite con i vostri colleghi bene, se non riuscite con tutti i colleghi con qualcuno, altrimenti scegliete qualche cosa rispetto al quale voi vi trovate bene. Non dovete studiare come funziona, capire che cosa dovete fare, è semplice, risolve il vostro problema e va subito allo scopo. Poi dovete stabilire sempre delle date di inizio e fine dell'attività. Le date di inizio e di fine che voi stabilite qui sono ancora più importanti che a scuola, perché servono proprio per regolare la vita dello studente rispetto ai compiti scolastici. Regolarità che lo studente, come dicevo prima, tende invece a perdere. Quindi tutte le volte che date un compito dovete indicare bene la data di inizio e la fine dell'attività. Poi dovete specificare anche dove vengono consegnati i compiti. È molto importante questo, dove vengono consegnati, in quale formato, un PDF, un file di Word, non lo so, una cosa online che si è compilata, è un prodotto. Quindi come deve essere consegnato e dove, attraverso quali strumenti. Poi dovete indicare nell'assegnazione del compito stesso in che modo verranno restituiti. Vi è stato consegnato un prodotto, perfetto, ma allora come voi lo restituirete allo studente? Quando noi siamo in classe abbiamo la possibilità di calibrare quello che noi diciamo sulla base della relazione che si determina con i nostri studenti, perché anche se non ci sono domande esplicite, noi ascoltiamo quello che avviene in classe e quindi siamo in grado anche di modulare, di dare addirittura delle risposte pensando che possano venire fuori determinate domande. Abbiamo la percezione di un gruppo classe con le sue differenze, che è lì, che interloquisce con noi. Ora, in questa situazione tutto questo non esiste. Noi non abbiamo la percezione per niente di quello che i nostri studenti stanno cercando, stanno facendo, stanno compiendo, i loro
progressi, i loro percorsi, noi non sappiamo nulla di questo. Quindi abbiamo necessità, durante il percorso di compimento di un certo lavoro, di trovare il modo di supportarli anche a distanza. Quindi ci chiediamo quali sono le attività di supporto e io stesso ve ne indicherò qualcuna qui di particolarmente utile. Ecco il tipico esempio di una scheda compito, la chiamiamo timeline perché si sviluppa lungo un percorso. Allora, diciamo che venerdì 6 marzo alle ore 10 abbiamo l'inizio di un'attività che consiste nella più banale possibile, cioè si prende un libro di testo, un saggio, quello che volete voi, una dispensa e bisogna studiare da pagina 23 a 32, d'accordo? La cosa più banale che ci sia. Non basta dire questo agli studenti, studiate questo per la settimana prossima. No, non funziona. Funziona poco in classe, figuriamoci in una condizione di questo genere. Voi dovete precisare tutto quello che vedete in queste caselle. Dovete dire, bene, quando si svolge la video lezione su questo argomento, se potete fate una video lezione. Se riuscite la fate online, vi indicherò adesso qualche sistema, è molto semplice, altrimenti potreste registrarla, oppure consegnate degli appunti, una traccia scritta che è quella diventa la vostra lezione. Ma deve esserci un momento in cui cioè tutto il meccanismo parte e partirà, non so, il 6 marzo alle ore 10. Il 6 marzo alle ore 10 voi metterete, non dite, io capisco che magari vi posso sembrare un po' certosino, ma guardate, è veramente il frutto di una grande esperienza in questo campo. Non dite tra giovedì e venerdì vi darò i compiti, giovedì vi darò i compiti. No, dite giovedì alle 10 voi avrete i compiti e fate in modo che giovedì alle 10 le vostre disposizioni siano presenti da qualche parte, siano su una piattaforma, siano su un sistema, uno dei sistemi che avete scelto, ma alle 10 ci siano, perché è come dire allo studente: guarda che questa è una scuola, tu alle 10 sarai lì a prendere quello che io ti darò, non giovedì, non forse mercoledì, poi dopo mi sono incasinato, glielo do il giorno dopo, oppure l'ho preparato il giorno prima, glielo do il giorno prima. No, il 6 marzo alle 10. Risorse, darete delle indicazioni, perché voi non ci siete. Quindi gli studenti non possono chiedere a voi, voi non potete intervenire, sicché dovete accompagnare quello che voi consegnerete agli studenti con delle risorse. Ora, attenzione, perché noi abbiamo studenti che cercano delle risorse per conto loro. È pieno il mondo di risorse. Ci sono i nostri colleghi di sostegno che molto giustamente cercano risorse, gli studenti chiedono e loro giustamente gliele danno. Quindi dobbiamo evitare di avere anche lì una mole straordinaria di risorse. Le risorse, per essere veramente risorse, devono essere efficaci, devono poter essere prelevati immediatamente, viste e dire: ah, caspita, con questo ho capito questa cosa qua, questo, ah, vedi, guarda, interessante questa cosa, basta, fine. Quindi avviso a tutti gli insegnanti del consiglio di classe, moderarsi con le risorse, perché non è che siccome noi facciamo una didattica a distanza, vabbè, adesso è tutto all'interno dei canali, è tutto nel web, è tutto, quindi mole di indicazioni, il film di Lago. Voi pensate anche ai tempi che uno studente ci mette per guardare un filmato. Se abbiamo 10 insegnanti all'interno di un consiglio, ognuno dà mezz'ora di film da vedere, vengono fuori 5 ore. Quando lo studente tira fuori 5 ore per vedere un film? Voi dite, vabbè, è sul territorio, no, è libero, non è a scuola. No, 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 non funziona così. Perché lo studente è libero, e proprio per il fatto che è libero dalla scuola, è anche libero, per quello che lui pensa, dai vincoli della scuola. Quindi noi dobbiamo fare in modo di non allontanarlo inutilmente, ma recuperarlo e dargli quelle informazioni che veramente sono indispensabili. Dategliele comunque queste risorse. Lezione di supporto. La lezione di supporto è molto interessante perché può esserci, può non esserci. Io vi invito caldamente a provare a fare qualche
piccola lezione di supporto. Normalmente sono delle animazioni, delle piccole cose che aiutano a comprendere un grosso tema. Vi farò vedere più tardi come si può creare una lezione di supporto. La consegna, ne abbiamo parlato prima, la restituzione da parte vostra, vi prenderete i vostri 4-5 giorni, 3 giorni, 2, non lo so, per correggere, per sistemare, per dare delle spiegazioni, poi voi restituirete e la restituzione deve essere annunciata prima. Potete dire restituiremo tra il 12 e il 15 marzo, a mano che vedo, valuto, eccetera, voi riceverete. Poi ci sarà magari una verifica generale su tutto questo che è stato fatto, il compito che è stato assegnato. Potrebbe essere anche un'interrogazione orale fatta a distanza. Io caldeggio molto questo sistema, poi ne parliamo rapidamente. Potrebbero essere dei test. Voi potete preparare con fogli di Google oppure con Excel, poi lo collocate all'interno di una piattaforma, poi potete preparare uno schema di questo genere che non è altro che la riproduzione di questo e poi via via completarlo in modo che avete un quadro molto preciso di quello che avete fatto. Questo quadro è importante perché noi non sappiamo da un punto di vista istituzionale che cosa escogiteranno per certificare quello che facciamo, eccetera. In questo modo noi abbiamo un riepilogo molto preciso che poi possiamo ovviamente anche trasferire all'interno del registro tradizionale a secondo delle date, inseriremo quello che avremo fatto. Ma resta anche questo foglio a documentazione della nostra attività. Ma in più è molto interessante per lo studente perché lui avrà come colpo d'occhio proprio la successione di quello che faremo insieme e questo lo aiuta, lo sostiene nell'apprendimento. Un'altra modalità può essere invece, anziché un foglio di calcolo, può essere quella di scrivere un riepilogo. Questi riepiloghi poi vanno aggiornati ed è bene che siano aggiornati anche nello stesso foglio, quindi poi si andrà a capo così e qui si continuerà a mano che si andrà avanti, però senza disperdere, ecco questo è il senso di quello che volevo dirvi, senza disperdere le attività e le indicazioni che noi forniamo agli studenti. Allora, stiamo parlando di scheda compito, quindi il tema che si aggancia a questo, all'assegnazione di compiti è la comunicazione. Comunicare sempre allo studente la timeline, ve l'ho spiegato prima, abbiamo anche altri sistemi interessanti, per esempio possiamo anche creare una pagina web, una sorta di landing page. Vi mostro un esempio. In questo pannello la cosa più importante è Drive. Drive è l'ambiente all'interno del quale noi collochiamo i nostri documenti. Guardate un po' in questo ambiente, noi possiamo creare anche delle cartelle, eccolo qua. Per esempio ho creato una cartella moduli storia test, qui ci sono vari moduli di storia con la raccolta, quindi sono i test creati con l'applicazione moduli di Google, ma questi test sono radunati all'interno di una stessa pagina. Eccola qua. Questo è il sistema, si chiama Google Site, è il sistema attraverso il quale Google può creare delle pagine web che sono pubblicate e vedete, questo è il tema, e cioè diciamo l'argomento generale del nostro programma, e poi qui abbiamo dei vari test, alcuni sono già sistemati perché c'è il link, altri invece saranno pubblicati quando gli argomenti saranno affrontati, quindi per esempio mancano questi due argomenti, a mano che andremo avanti li affronteremo e quindi ci sarà il test anche. Questa pagina si popola molto facilmente perché, osservate, noi possiamo prendere sulla destra un layout che ci pare, per esempio, non lo so, questo, singolo, così, poi lo collochiamo sulla pagina,
qui è a prova di scimmia, quindi inseriremo un titolo e poi qui aggiungeremo una risorsa. La risorsa, osservate, può essere qualche cosa che carichiamo dal computer, selezioniamo un'immagine, oppure da Drive. Eccolo qua. Allora, noi abbiamo il nostro sistema Google, siamo entrati all'interno di Drive e se facciamo clic appunto su Drive, qua si aprono una serie, cioè si apre il nostro Drive con le nostre risorse e quindi immagini, testi. Questo sistema, cioè della landing page, a me piace molto perché intanto è un bel sistema grafico e visibile, ma soprattutto perché ci permette di concentrare le comunicazioni, di concentrare le risorse, gli strumenti, i link, i filmati, eccetera, tutto all'interno di una pagina che può scorrere, vedete? Possiamo scorrere, oppure possiamo poi aggiungere anche altre pagine qui, guardate, molto facile da utilizzare, possiamo scegliere anche dei temi addirittura, e dopodiché, quando l'abbiamo creata, la pubblichiamo con il tasto pubblica, la pubblicazione è avvenuta e in questo modo possiamo pubblicare il link. Copiamo il link e questo link lo inseriamo dentro la nostra piattaforma di riferimento, oppure possiamo decidere che non usiamo una piattaforma perché non vogliamo utilizzare un meccanismo di scambi con i nostri ragazzi articolato all'interno di un ambiente, ci limitiamo a creare una landing page e via via aggiungere i materiali e le cose che noi facciamo. Un altro sistema per creare landing page di questo genere, ecco, noi lo troviamo grazie all'applicazione Adobe, che sono applicazioni gratuite, e in particolare alla serie di applicazioni che va sotto il nome di Spark. Quindi voi digitate spark.adobe.com e sarete rimandati alla pagina di queste tre applicazioni. Scusate. E sarete rimandati alla pagina di queste tre applicazioni. Queste applicazioni funzionano anche per tablet, e in particolare per tablet Apple. Un'applicazione che si chiama Post funziona anche per tablet Android, altrimenti sono tutte utilizzabili via web, browser web. Quando create un progetto, se voi siete in internet, avete questa suddivisione volantino che corrisponde all'applicazione Adobe Post per strumenti mobili, sia Android che Apple. Post Instagram è uguale, copertina di Facebook e collage è uguale, quindi 1, 2, 3 e 4 rispondono a un'applicazione che si chiama Adobe Post. Oppure potete creare una pagina web oppure un video. Del video ce ne occupiamo dopo perché questo strumento è particolarmente adatto a quelle video lezioni di supporto di cui vi parlavo prima. Ma ecco la pagina web. La pagina web è molto semplice crearla. Noi aggiungiamo un titolo, vedete, poi ci sarà un sottotitolo, poi qui si inserirà una foto. Ciò che è interessante in questo sistema è che possiamo trovare foto gratuite, per cui se noi digitiamo, non lo so, specialmente in lingua inglese, che abbiamo più opportunità, se noi digitiamo qua, per esempio, mare, scegliamo una foto, eccolo qua. E poi, quindi abbiamo risolto anche i problemi di diritti, eccetera. Poi vedete, è banale, inseriamo un testo, sarà un titolo di qualche cosa, quello che noi faremo, e poi possiamo inserire un pulsante per un collegamento, un video attraverso un collegamento, una griglia di foto e così via, e andiamo avanti a impiegare le varie risorse per popolare la pagina. Uno, per esempio, un esempio è questo, è una specie di lezione, eccola qua, di lezione creata, anzi un insieme di lezioni che via via saranno poi concluse, create attorno a questo argomento che è John Steinbeck,
e poi attraverso immagini, fotografie e testi, così si crea una lezione. Anziché immagini, diciamo, testi di questo genere legati a un contenuto, voi potete usare questo sistema per invece parlare ai vostri studenti e quindi via via inserire le diverse comunicazioni, le risorse, eccetera. È molto efficace ed è molto semplice allo stesso tempo da realizzare per gli studenti. Ora, la video lezione a distanza, parliamo di questo. Abbiamo visto che nel processo, nel meccanismo della costruzione di un sistema di didattica a distanza, abbiamo collocato anche la possibilità di creare una video lezione. Parliamo di alcune regole della video lezione e poi vediamo alcuni facili strumenti con cui realizzarla. Allora, la video lezione a distanza intanto deve durare al massimo 30-40 minuti e anche un po' meno, una ventina di minuti. Intanto voi pensate che è tempo concentrato, non ci sono distrazioni. È una specie di sistema di webinar, se vogliamo. Allora, scegliete il tema. Il tema intanto deve essere preciso, breve, cioè non può essere, non so, I Promessi Sposi di Manzoni, 15 capitoli principali dei Promessi Sposi, perché diventa come la corazzata Potëmkin di Fantozzi. Poi, durante questa video lezione, fate porre delle domande agli studenti, cioè tenete conto, se voi parlate 30-40 minuti, tenete conto che 10 minuti così presentate un po' di cose, poi vi interrompete e chiedete agli studenti di intervenire. Indicate i canali di riferimento, cioè dove avete preso queste informazioni. Poi mostrate una case history. Che cos'è una case history? Una case history è un esempio, chiamiamolo così. È un esempio di come le cose possono essere fatte oppure possono essere trattate. Stiamo analizzando un testo, mostriamo uno schema che ci consente di vedere come questo testo è stato analizzato. Stiamo realizzando un prodotto, mostriamo una procedura. Ecco, un modello, chiamatelo come volete. Io lo chiamo case history perché sarebbe bello poterlo prendere in real world, cioè all'interno della realtà. Noi stiamo parlando di un determinato contenuto, abbiamo trovato che è stata realizzata questa cosa su quel contenuto e la mostriamo. Ecco, per noi questa è la case history. Se non riuscite a fare una video lezione a distanza, potete fare una registrazione video, anche una semplice trasmissione video realizzata così, con il vostro cellulare, lo aprite, registrate, date delle indicazioni. Se avete delle difficoltà, avrete di fronte a voi il computer, l'iPad o quello che è, con il testo scritto, guardate qui, intanto lo leggete e date delle indicazioni precise agli studenti. Allora guardate che stiamo parlando della fotosintesi clorofilliana, che è questo procedimento, poi parliamo di quest'altra cosa che significa questo, punto importante, eccetera, eccetera. Non saranno 30-40 minuti in questo modo, perché avete un cellulare, avete pochi strumenti, sarà una cosa molto più breve, ma non per questo meno funzionale e che è molto importante per ricostruire quella presenza, quella relazione che si sta disperdendo invece con questa distanza. Ok, vediamo come WeSchool può aiutarvi in questo campo e poi diamo un'occhiata anche a YouTube, questo per i più esperti. Allora, partiamo da WeSchool. Intanto noi siamo all'interno della nostra, vedete, piattaforma di supporto che abbiamo chiamato Corona Lesson e che è proprio serve per noi, noi insegnanti del Bodoni Paravia. Osservate che qui all'interno noi possiamo attivare un'aula virtuale. Quindi questa piattaforma l'ha aperta l'insegnante. L'insegnante può dare può invitare altri insegnanti a essere pari livello all'interno della piattaforma, quindi potreste aprirne una,
all'interno del consiglio di classe e dopodiché usarla a più mani. In ogni caso avrete la possibilità di creare un'aula virtuale, quindi la attivate. L'aula virtuale si presenta in questo modo. Vi chiede di vedere il microfono, eccetera, eccetera, e d'accordo, siete nell'aula virtuale. Quindi potete incontrare i vostri studenti qui. Potete utilizzare questo pulsante, condividi schermo, e questo pulsante vi chiederà quale schermo, adesso ne ho due, quindi ne scelgo uno, quale schermo dovete presentare agli studenti. E poi per ritornare basta risganciarsi dallo schermo con un clic e quindi siete qui all'interno. Allora, questo sistema è eccezionale per creare delle lezioni, se volete, delle video lezioni, come abbiamo visto, ma anche per le interrogazioni. Per le video lezioni diciamo che il sistema supporta una ventina di persone, 20-25 grosso modo, senza grossi problemi, non dovreste avere grossi problemi. Si suggerisce come browser di utilizzare Chrome e Firefox, perché questa piattaforma è creata più in sintonia con questi browser che con altri. E date questa indicazione agli studenti, ma altrimenti potete anche utilizzarla per svolgere le vostre interrogazioni. A questo punto, come potete registrare lo schermo? Beh, vi dovete prendere, a secondo del computer che avete, un sistema di registrazione. Per esempio, se avete un computer Macintosh, guardate che con QuickTime è sufficiente perché fate File, nuova registrazione, schermo e lui inizia a registrare lo schermo. Quindi tutto quello che voi farete qui dentro lui lo registra. Anche con l'iPad è molto semplice. Con l'iPad basta attivare il pulsantino di registrazione se per esempio voi utilizzate l'iPad, altrimenti cercate qualche software gratuito, vi fornirò poi magari delle indicazioni che vi consentiranno di registrare quello che avviene. E poi, una volta che l'avete registrato, lo distribuite. Se avete dei problemi in questo campo, scrivete sulla piattaforma, questa proprio su questa piattaforma, scrivete poi vi troverò, diciamo, vi daremo le risposte e vi daremo dei suggerimenti in questo campo. Ci sono altre piattaforme che potreste preferire, non c'è nessun problema, magari utilizzate questa solo per questo genere di attività. Invece, vediamo come può funzionare un sistema di videoregistrazione tramite YouTube. Ci colleghiamo qui e qui è. Niente, siamo all'interno di Google, ma lo siamo dal nostro account di Google. Poi, attenzione adesso perché facciamo clic sulla nostra icona e poi chiediamo di accedere a YouTube Studio. Ve lo ripeto, YouTube Studio, perché dobbiamo accedere a un sistema di registrazione streaming, quindi YouTube Studio. Siamo dentro YouTube Studio, non è cambiato granché, tranne che qui, però c'è un pulsante. Il pulsante crea. Con il pulsante crea, vabbè, possiamo caricare un video, d'accordo, oppure possiamo trasmettere dal vivo. Ed ecco che cosa succede. Succede che voi non operate all'interno del sistema Stream perché avreste bisogno di software per lo streaming, è troppo complicato. Voi vi limitate a usare la vostra webcam, eccola qua. Quindi fate clic su webcam, vedete che sotto ci sono io, perché proprio si è connessa e quindi scrivete un titolo, vi connettete e fate subito questa lezione. Il punto è che se fate subito questa lezione, poi dovete recuperare il link e lo dovete mettere nella piattaforma. Allora noi diciamo invece facciamo così, programma più tardi, va bene, quindi avanti. Ah, forse non gli abbiamo dato la data, trasmetti dal vivo. Calma, calma, calma. Venerdì 6 marzo, no, facciamo così,
facciamo sabato 7, sì, per le 20:35, va bene, salva. Perfetto, basta, fine. Fine. Allora, a questo punto nella voce gestisci, noi abbiamo il link al nostro filmato, che era questo. Condividi, condividi, abbiamo l'indirizzo. Perfetto, questo indirizzo lo copiamo, condividi, abbiamo l'indirizzo, copia, eccolo qua. Copiamo questo indirizzo, poi ritorniamo alla nostra piattaforma, entriamo nella sezione board e qui creiamo una board appunto e aggiungiamo un contenuto. Il contenuto sarà una pagina web, attenzione, una pagina web e non un filmato YouTube, perché? Perché abbiamo detto che questo filmato è privato, quindi lo può vedere solo chi ha il link e allora YouTube non lo può trovare. Quindi creiamo una pagina web, qua inseriamo il nostro link, anteprima, allega la URL e qui abbiamo il nostro video di YouTube. Ci sono dei messaggi ovviamente, eccolo, perfetto. Quindi che cosa succederà? Succederà che gli studenti si connetteranno qui, entreranno nella piattaforma, arriveranno qui e quando arriverà il giorno e l'ora stabilite faranno clic e la trasmissione inizierà. Vedete che qui non comincia perché dice che sarà dal vivo tra 24 ore. D'accordo? Questo sistema, diciamo, è un po' per i più esperti. Funziona molto bene. Gli studenti hanno a disposizione anche una chat che è quella che vedete qui della piattaforma, per cui si può scrivere e poi, ma molti di voi l'hanno già sperimentata, quindi voi fate la vostra lezione e i ragazzi poi possono interloquire attraverso una chat, perché in questo caso diventa più complessa la possibilità per gli studenti di partecipare attivamente, come invece avveniva nella live di WeSchool, perché dovrebbero anche loro attivare degli strumenti, eccetera. Adesso non mi dilungo. Però qui c'è anche la registrazione e quindi la registrazione è incorporata con questo sistema. Quindi chiudiamo, eccolo qua, vogliamo cancellare quello che abbiamo fatto, basterà fare così, opzioni, gestisci contenuti, buttiamo via e fine della questione. Bene, la lezione di supporto. La lezione di supporto deve essere una specie di sintesi animata, non in diretta, una cosa breve, una cosa che aiuta gli studenti a comprendere un argomento, specialmente quando l'argomento è piuttosto complesso. Quindi il mio suggerimento è quello in una lezione di supporto, che normalmente è una video lezione animata, stabilite degli step che possono essere 5-7, cioè vi spiego in 5-7 passaggi tutta una questione, tutta una procedura tecnica, tutta una problematica di tipo geometrico, matematico, tutta una questione di letteratura o di storia, 5-7 step, non di più. Frasi brevi e sintetiche, molto brevi, ci troviamo nell'anno, succede questo e quest'altro, quello Stato ha preso questa iniziativa, il risultato è, eccetera, eccetera. Scelta iconica o documento. Scegliete voi se basare questa presentazione, questo video breve di supporto, attraverso una scelta iconica, quindi di icone un po' grafica, come vediamo fra poco, o attraverso testi, documenti testuali. Poi potete stabilirla anche come registrazione da schermo. Io vi mostrerò un software per creare un video animato molto indicato proprio per questo tipo di lavoro, ma nulla vi impedisce che voi possiate utilizzare gli strumenti che abbiamo visto prima, l'aula live di WeSchool, piuttosto che il sistema di Google o così via, o anche il vostro cellulare, per creare una registrazione che supporti gli studenti. Poi chiudete tutto e pubblicate. Adesso vediamo Adobe Spark, quindi ritorniamo in questa serie di
applicazioni gratuite che sono veramente straordinarie e che io consiglio agli insegnanti di utilizzare assolutamente. Siamo ritornati, vi ricordate, qui c'era in Adobe Spark, siamo ritornati. Vi ricordate 1, 2, 3, 4 erano, fanno parte di un'applicazione grafica che si chiama Adobe Post, poi abbiamo visto un po' la pagina web, adesso vediamo come si crea un video di supporto con l'applicazione invece video che è guidata. Quindi qui ci chiede di inserire un titolo, lo possiamo anche ignorare, ma noi lo possiamo scrivere, lezione di supporto. Andiamo avanti. Qui ci dà, così ci offre la possibilità di scegliere un template. Non cambia niente perché possiamo modificarlo anche in seguito. Scegliamo questo, promuovi un'idea, va bene, non c'è problema. L'importante è capire quello che adesso avviene, come si usa questa interfaccia. Ve la spiego rapidissimamente. A parte che avete anche un tutorial, ma seguite quello che adesso io vi spiego. Qui sotto abbiamo la timeline. La timeline è composta di diversi clip. Sembrano slide, ma no, ma sono clip perché in realtà sono dei video. Vi dà dei suggerimenti, ambientazione, problema, eccetera. Guardate, ce n'è anche troppi. Noi li possiamo tranquillamente nascondere, eliminare oppure aggiungere con il tasto più. Quando arriviamo alla fine, qua ci sarà, anzi, l'hanno spostato all'inizio, benissimo. Qui all'inizio c'è un tasto più con il quale possiamo aggiungere questi clip. Partiamo dal primo. È molto semplice. Lui chiede se vuoi inserire un'icona, una foto, un testo. Naturalmente la prima cosa sarà un titolo, lezione di supporto tal dei tali. Benissimo, poi passiamo al secondo. Il secondo può essere tranquillamente anche una foto e va bene. Avete visto che prima l'abbiamo trovata, cerchiamo sempre il solito mare, magari prima o poi ci andremo se non ci bloccano i virus. La inseriamo qui questa foto. Possiamo aggiungere un testo sopra la foto. Poi andiamo in quest'altra clip, scegliamo invece di inserire un'icona. Questa volta lui cerca un'icona del mare, vediamo un po' questa, eccola qua. Bene, poi inseriamo ancora qualche cosa, per esempio, ecco un testo, no? Qui ci sarà, non so, una spiegazione. Cosa ho scritto? Scriviamo il primo step, va bene? Il primo step importante, la prima cosa importante, e poi andiamo avanti così. Adesso ritorniamo indietro. Guardate cosa dobbiamo fare. Noi abbiamo un microfono qui, quindi premiamo il microfono e finché lo teniamo premuto possiamo parlare. Consenti. Ciao ragazzi, questa lezione di supporto serve per spiegarvi come noi possiamo gestire le nostre relazioni attraverso un sistema di didattica a distanza. Bene, poi passiamo alla seconda. La cosa più importante, ho sbagliato, vedete, sono partito troppo presto. Niente di male, non c'è nulla da cancellare, basta ripremere il pulsante, si cancella la registrazione precedente e viene sostituita. Ecco, aspettate un secondo. Ragazzi, la cosa più importante per una relazione a distanza di tipo didattico è sicuramente il mare. Aspetto un attimo e chiudo. Poi, per solcare il mare ci va un mezzo di trasporto adatto. Chiaramente, cioè, dico delle cretinate. Il primo step sarà quello di guadagnare una barca di quattrini per acquistare questo mezzo di trasporto. E vabbè, andiamo avanti. Allora, avete già capito qual è il senso di questa operazione? Noi qui facilmente possiamo dividere il nostro argomento in step. È molto facile. Prepariamo la nostra scaletta, creiamo la nostra lezione di supporto e la trasmettiamo agli studenti. Notate che gli studenti possono fare a loro volta la stessa cosa, cioè voi direte loro: sviluppate il tema di questi quattro temi dei promessi sposi, due temi dei promessi sposi in un video che duri 2 minuti e sia diviso in 5 step.
per esempio, oppure sviluppate queste operazioni, queste procedure attraverso tre step raccontati in un certo modo, eccetera, eccetera. Ci sono dei limiti di tempo di registrazione per ogni clip, che mi sembra siano di una trentina di secondi, non eccedete. Io suggerisco di non inserire all'interno altri video così, di essere molto coerenti. Potete cambiare il tema qui, vedete, e quindi se cambiate il tema cambia proprio lo stile della presentazione. Poi avete i vostri suggerimenti, guardate, è tutto molto semplice. Quando avete terminato, fate clic sul pulsante della play, sul play della timeline, e qui lo vedrete, vedrete quello che avete fatto, ascolterete, eccetera. E lo Ciao potete, ragazzi, e qui questa sta, lezione. fermi, e quindi lo potete scaricare. Lo scaricate e poi lo collocate all'interno di una piattaforma, oppure non lo scaricate, ma lo condividete. Allora in questo caso sarà pubblicato, per esempio, sul web, scriverete i vostri titoli, eccetera, eccetera, una categoria, scegliete così, e poi create il collegamento. Il collegamento che viene creato e che vi viene restituito è univoco, quindi vuol dire che quando voi desidererete apportare delle modifiche a questo lavoro, lo potrete fare. Poi lo ripubblicherete, quindi attraverso la condivisione lo ripubblicherete, il link rimarrà lo stesso, ma saranno apportate le modifiche che voi avete effettuato. Quindi vedete che strumenti incredibili abbiamo a disposizione. Questi tre strumenti Adobe sono fantastici. Io poi vorrei ritornare con voi, lo farò su altri aspetti, altre modalità di creazione di strumenti. Ultimo passaggio. Varietà dei compiti. Varietà di compiti, attenzione, per esempio, quaderni di carta. Questo non è in successione, come ci dice la ragazza qui, sono proprio una varietà di compiti da proporre agli studenti. Allora, quaderno di carta, quaderno online, adesso vediamo come, un modello Keynote PowerPoint, per esempio, filmato videoregistrazione. Lo sketch note, disegni e fumetti. Noi affronteremo questi temi più in particolare, adesso ve li inquadro così in generale, poi ci saranno dei webinar specifici proprio sui diversi punti. E cominciamo dal quaderno di carta. Quaderno di carta è molto importante. Che cosa dobbiamo fare con il quaderno di carta? Quali indicazioni noi diamo per il quaderno di carta? Allora, torniamo alle nostre applicazioni Spark. Intanto, sì, torniamo alle nostre applicazioni Spark, ma vi mostro subito la procedura con la quale noi possiamo lavorare a distanza con un quaderno di carta. Eccolo qua, che è la procedura che ho consegnato giusto l'altro giorno ai miei studenti, e che inserirò anche nella piattaforma InVSchool, ma adesso ve la mostro. Quindi seguite questa procedura, non fate foto dei quaderni, cioè foto dei quaderni che riempiono dei forum nella piattaforma o riempiono delle cartelle, non si capisce niente, la nomenclatura è tutta sbagliata, vengono spediti per email, no. Scaricate dal vostro smartphone, quindi attenzione, dallo smartphone, non dal computer, l'applicazione Adobe Scan. Adobe Scan si trova qui. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Vedete che siete connessi alla pagina Adobe Scan, potete scaricare l'applicazione per i dispositivi Android o per quelli Apple. Una volta che l'avete scaricata, entrate con un ID Adobe, createvi questo ID Adobe, che vedete ci sono poi una miriade di applicazioni gratuite straordinarie che sono indispensabili per insegnare, che l'Adobe ha prodotto, quindi ne create uno gratuito se non l'avete già. Lasciate perdere i tutorial all'ingresso e selezionate la voce documento. A questo punto scattate le foto con questa applicazione, una dietro l'altra, e poi Adobe Scan le
si posiziona automaticamente, vedrete, e quando avrete finito Adobe Scan prepara direttamente un PDF. Io vi faccio vedere dal vivo questa applicazione. Eccolo qua. Questo è il mio iPad, lo metto verticale così vedete un po' meglio. Bene, entro, chiaramente, poi cerco l'applicazione Adobe Scan, eccola qua. Guardate intanto quante applicazioni Adobe noi possiamo utilizzare gratuitamente per lavorare con gli studenti. Questa è Adobe Scan, quindi la apro, apro questa Adobe Scan, metto qui sotto un quaderno, eccolo qua, è un opuscoletto, però fa proprio il caso nostro. Adesso faccio un tap sullo schermo e lui cerca il documento. L'ha trovato, vedete, l'ha già trovato automaticamente, posso aggiustare leggermente così, ma lui ha già compiuto la sua operazione. Continua. Bene, poi volto pagina e così vado avanti, no? Chiedo agli studenti proprio di fare questa operazione. Là, ha trovato un'altra pagina, il quaderno era un po' piegato, ma poi lui raddrizza anche le cose. Perfetto, poi qui ne abbiamo un altro. Ecco, trova gli angoli, è fantastico. Bene, e poi in questo caso è escluso la foto, andiamo avanti. E che cosa fa? Lui inserisce le fotografie qui in basso a destra, vedete? Sono qui in basso, facciamo un tap, possiamo cancellare delle cose, ritagliare, va bene, però vedete che abbiamo le nostre pagine. Quindi prima di tutto cambiamo nome, perché non scansione 6 marzo, ma cambiamo nome in, sarà il quaderno di Alberto, giusto? Quindi relativamente magari a un certo compito. Quindi abbiamo cambiato nome, poi diciamo salva PDF. Salva PDF e a questo punto possiamo fare queste cose. Possiamo dire apri in Acrobat, va bene, ma noi... questa è l'indicazione che diamo agli studenti, quindi più che aprirselo loro in Acrobat, loro lo devono condividere a noi. Abbiamo mostrato come funziona questa applicazione Adobe Scan. E avete capito che si tratta di un sistema eccezionale per poter condividere. Abbiamo detto i quaderni degli studenti, certo, ma possiamo anche distribuire a loro un insieme, cioè una dispensa che è fatta da un insieme di cose. Facciamo una foto a un nostro schema, facciamo una foto a una paginetta che abbiamo scritto, facciamo la foto a una pagina di un libro di testo, la foto perfino a una schermata del nostro computer. Lui mette tutto insieme e abbiamo un PDF che possiamo fornire ai nostri ragazzi. Quando noi riceviamo il nostro PDF, abbiamo scaricato un'applicazione che si chiama Adobe Acrobat, anche qui gratuita. Adobe Acrobat ha una voce che si chiama Commenti, da questa voce noi possiamo inserire dei testi, delle annotazioni e poi restituire il quaderno allo studente. Abbiamo anche dei quaderni, ecco, io non li chiamerei tanto, sì, online, d'accordo, ma direi quaderni digitali. Per esempio vi mostro questo, sono un po' più complessi da realizzare, però sono molto interessanti. Questo è OneNote della Microsoft, è un'applicazione gratuita. Io ve la consiglio proprio perché voi potete creare diversi quaderni, diverse sezioni, potete anche decidere di condividere con qualcuno, cioè con i vostri studenti, per esempio, un determinato quaderno, in modo che voi potete assegnare un compito qui e poi ve lo ritrovate all'interno e potete confrontare direttamente i lavori di tutti gli studenti. Quindi ricordatevi, OneNote, occorre un account Microsoft e poi vi scaricate questa applicazione. Questa applicazione funziona sia attraverso un browser, e quindi esiste la web app OneNote, esiste su tutti i dispositivi, smartphone, tablet, PC, Windows, Mac, eccetera, quindi
voglio dire, è veramente una grande, grandissima applicazione, per di più gratuita. Su questa però faremo poi, se è necessario, se ci sono richieste sufficienti, faremo delle spiegazioni più particolari perché, diciamo, è un po' più complessa da usare, anche se poi alla fine, diciamo, una complessità accettabile, ecco, non è una cosa complicata, solo bisogna capire bene come funziona il meccanismo di condivisione. Un altro sistema invece è questo delle slide che noi usiamo. Adesso io qui, vedete, ho Keynote, ma voi potete utilizzare PowerPoint oppure anche Google Presentazioni, sempre andando all'interno del vostro Google Drive, no? Ma in che senso, in che modo? Ma guardate, adesso io che cosa faccio? Facciamo finta che questa qui proprio, che voi vedete, sia la prima slide di questa presentazione. Ma io non fornisco ai miei studenti una presentazione. Io gli dirò questo, gli dirò: guardate cosa faccio. Gli scrivo: completa gli step di, non lo so, del 32° capitolo dei Promessi Sposi, della procedura della fotosintesi clorofilliana, non lo so. Poi faccio così, cancello tutto. Ok, cancello. Guarda che vi sto insegnando una cretinata totale, ma sono idee semplici che sono anche molto efficaci. Allora io dico: completa gli step. Qui potrò scrivere qualche indicazione e poi gli studenti cosa dovranno fare? Qui, e senza uscire dagli spazi, quindi mantenendo questo font, questa ampiezza, eccetera, dovranno scrivere 1, 2, 3, 4, 5 cose in ordine, in modo che sia, cioè, diciamo, il processo, la procedura, l'analisi, eccetera, siano compiute. Immaginate che io possa preparare diverse slide, non so, questa è una tabella e quindi io qui dirò, qui cancello tutto, va bene, e loro devono scrivere gli step, qui devono dare una spiegazione di un certo tipo, d'accordo? Quindi io che cosa faccio? Nella sostanza io preparo un modello che è composto da tante slide, quante sono i compiti, gli esercizi, eccetera, che io intendo dargli, e loro svolgono questo compito a completamento e poi ovviamente mi restituiranno il Keynote, il PowerPoint o quello che è nei sistemi che abbiamo stabilito. Adesso scusate, torno indietro perché questa, ecco, questa cosa ci serve. È chiaro, vedete, è un sistema molto semplice. Quindi creare un modello di. Poi filmato, registrazione. Beh, in questo caso io vi ho mostrato prima Spark Video. Spark Video è eccezionale per la video lezione in pillole di supporto dell'insegnante, ma è anche fantastico per avere una restituzione dell'allievo. C'è la sua voce. Quindi nel momento in cui c'è la sua voce, il compito diventa autentico nella sostanza, è proprio lui che si è impegnato e non è semplice da parte dello studente riuscire a esprimersi in questo modo, e proprio per questo noi dobbiamo insistere. Quindi potete proporre agli studenti di restituire dei compiti attraverso questo sistema. E poi ci sono gli sketch note, disegni, fumetti. Voi avete visto che, per esempio, in questa slide, così ho buttato giù uno schizzo, come, con quale applicazione, allora ve la butto lì, siamo sempre nel campo delle applicazioni Adobe, in questo caso un'applicazione Adobe gratuita, anche questa straordinaria, eccezionale, che si chiama Adobe Fresco. Adobe Fresco, eccola qua, e questo è per esempio il disegnino che adesso non mi metto a spiegarvi questa applicazione, però qui avete tre strumenti, 1, 2 e 3. Guardate che potete scegliere i pennelli e gli strumenti di disegno, poi metterli tra i preferiti. Il mio suggerimento è di operare su diversi livelli, quindi questo è il livello del disegno,
proprio in bianco e nero, e poi questo è il livello della colorazione che io tengo sullo sfondo. Io diciamo, ho seguito anche un corso di disegno, no? Questi qui sarebbero i risultati praticamente, e sicuramente c'è qualcuno di voi che è molto in gamba con il disegno, quindi non ha, anzi, io inviterei proprio anche gli insegnanti, perché ce n'è tanti nella nostra scuola che disegnano, che sono proprio bravi, però potrebbero organizzare un corso per noi altri, perché il disegno, l'espressione, io per esempio preferisco molto di più una... Cioè, non so come chiamarla, come la chiamereste voi, una roba così, si chiama sketch note, no? Gli americani lo chiamano sketch note. Io preferisco molto di più una cosa così che non quelle brutte slide di PowerPoint con quei testi, quei cosini, quegli omini, quelle clipparte nere del Tizzy Book che si sporge, eccetera, no? Che sono delle schifezze. Se fossi in grado di operare meglio, mi piacerebbe molto perché io questo è uno strumento che uso molto con i miei studenti. Allora io direi che basta, perché penso che abbiamo fatto quasi un'ora e mezza di webinar, sono anche particolarmente stanco, abbiamo affrontato una serie di tematiche e dunque adesso non resta che provare e poi scrivere, avviare uno scambio, un confronto, resto a vostra disposizione e quindi speriamo che questa emergenza, oltre a finire presto, possa trasformarsi anche in un'occasione per cooperare di più, imparare pratiche nuove, studiare dei sistemi anche più efficaci che poi ci potremmo riportare anche nelle nostre aule. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi saluto e vi auguro buon lavoro per i prossimi giorni. Ciao!